se un ragazzo è vergine? Sei sicuro di sapere tutto sulla sessualità maschile? Oggi cercheremo di dare una risposta a tutti quei dubbi che affliggono grandi e piccini, sui quali ho sentito storie allucinanti. E se anche tu a Capodanno sparerai fuochi d'artificio in cucina, allora non dimenticarti di iscriverti al mio canale, che è gratis, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, che figo, e la dovrei cambiare. Maschile non è affatto meno complessa di quella femminile, come purtroppo molte volte viene fatto credere. Anch'essa, seppur abbia una forte componente visiva e più materiale, piace toccare, non è affatto slegata dalla fondamentale componente psicologica. Questa incomprensione crea non pochi disagi e problemi a tutti coloro che sono maschi e vivono un'ansia crescente e sempre più diffusa nei confronti dell'approccio ad una partner. In questa puntata mi dedicherò proprio a voi. Ho fatto un sunto di fine anno di tutte quelle domande e dubbi che mi proponete nei commenti e su Instagram, cercando di rispondere brevemente e al meglio delle mie possibilità a ciascuno. Una domanda che mi fate spesso è: l'eccitazione di un uomo è sempre accompagnata all'erezione? E qua molti di voi vorrebbero sempre avere l'antenna pronta, un po' come un rabdomante che cerca e punta. La percezione che l'eccitazione di un uomo sia legata all'erezione e l'erezione alla prestanza fisica o ad un'eventuale prestazione sessuale è un errore ancora molto diffuso. Inoltre, durante il rapporto, soprattutto se duraturo, l'erezione non è mai costante ed è normalissimo. Infatti, anche nei film per adulti si ricorre spesso a tagli di scene o addirittura all'assunzione di pillole per mantenerlo su. Ad esempio, ricordati che esistono delle erezioni meccaniche senza eccitazione, come quella che può capitarti la mattina, o al contrario, assisti ad una scena eccitante, un cartellone pubblicitario o una scena in un film, e non è detto che tu abbia un'erezione in quel momento. Un dubbio che ossessiona chi ama fare sport è se fare sesso prima possa in qualche modo influire sulle performance. Ti rispondo con una curiosità: nel 2016 sono stati distribuiti più di 400.000 preservativi nel villaggio olimpico, quindi fare sesso non peggiora né migliora le performance sportive, ma invece uno stile di vita sano può migliorare le prestazioni sotto le lenzuola. Quante volte ti sarà capitato di sentire dal tuo amico: "Ah, ieri sera ero ubriaco, ho rimorchiato delle ragazze e ho fatto scintille a letto"? Ecco, se il tuo amico fosse stato realmente ubriaco, tutto questo non sarebbe successo, forse se l'è sognato. Bere alcolici o fumare erba disinibisce, ma proprio non aiuta a letto. E mi stupisce come molte persone ancora credano che dopo aver bevuto un litro di rum o un litro di tavernello possano in qualche modo fare una epica. L'unica cosa migliore che ti potrà capitare è quella di essere super voglioso e avere un'erezione deboluccia. In altri casi ti addormenterai o ti sentirai male prima anche di aver visto una sola tetta. In questi giorni mi sono imbattuta in alcuni video su YouTube che sostengono una tesi bislacca, ovvero che esisterebbe una prova fisica della verginità di un uomo. Ma stiamo scherzando? E questa consisterebbe nella rottura del frenulo durante il primo rapporto. Questa è un'informazione errata anche perché si dovrebbe rompere durante la prima masturbazione. Comunque il frenulo è la parte di pelle che si trova posteriormente e collega il glande alla parte di pelle che copre il resto dell'affare, ovviamente per le persone che non sono circoncise. La rottura del frenulo non è mai auspicabile. In ogni caso, nella maggior parte dei casi non è un trauma grave, ma alcune volte invece richiede l'attenzione del medico.
Credi che la disfunzione erettile possa colpire solamente gli over 50? In realtà la pressione sociale e lo stress hanno reso questa problematica presente anche sporadicamente in quasi il 50% degli under 30. Molte volte, per migliorare questa condizione, si può cercare di sviluppare un maggior feeling con il proprio partner, cercando di slegare la sessualità dalla sola e unica penetrazione. Perdere il controllo durante il sesso è sbagliato. Questa credenza è fortemente legata al fatto che l'uomo debba sempre aspettare che sia la donna a godere per prima. Ma non è proprio così. Il fatto che dopo l'orgasmo ci sia un periodo refrattario, che è normalissimo, non significa che voi non sarete più capaci di donare piacere alla vostra partner. E siccome molte volte l'ansia non aiuta all'erezione, se sei preso dalla situazione, lasciati andare. Alla fine durerai quanto durerai, e se durerai poco, a quel punto aspetterai il turno successivo, il secondo giro, che sicuramente durerà molto di più. Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua troverai tutto ciò che non pubblico da altre parti e soprattutto potrai parlare con me senza tabù. Qua sotto trovi la wishlist. Cosa vuoi di più? A questo punto, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!